Centro Revisioni Florio Calandra. Buon pomeriggio e bentrovati a Fil Rouge News. Scendono in campo i medici odontoiatri sul fronte della campagna vaccinale. È stato infatti firmato l'accordo tra il governatore Nello Musumeci, che ricordiamo è l'assessore alla salute ad interim per la regione siciliana, e il coordinamento degli albi degli odontoiatri degli ordini professionali della Sicilia. Il protocollo prevede che tutti gli iscritti agli albi dei dentisti potranno partecipare alla somministrazione dei vaccini anti-Covid su base volontaria. Il reclutamento degli iscritti avverrà attraverso gli ordini per competenza territoriale. Ne parliamo con Mario Marrone, presidente dell'albo degli odontoiatri presso l'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Palermo. Grazie dottor Marrone, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a lei, buon pomeriggio anche ai nostri ascoltatori. Grazie. E allora, quindi anche presso gli studi dei dentisti si potrà chiedere di venire vaccinati, e così come funzionerà? Tutti potranno venire? Bisognerà prenotarsi? Tutti gli studi avranno questa possibilità? Bene, intanto la ringrazio perché ci date l'opportunità di chiarire questi aspetti. Allora, la rete degli odontoiatri siciliani, grazie a questo accordo tra il governatore Musumeci e gli albi odontoiatri della nostra regione, accordo che ha sottoscritto il coordinatore Giuseppe Renzo, questo accordo prevede in una prima fase che gli odontoiatri possano vaccinare da subito presso gli hub vaccinali, quindi i centri vaccinali, con il vaccino che di volta in volta è disponibile presso il centro. E quindi questo sarà un primo reclutamento per i medici odontoiatri che vogliono dare il loro apporto, il loro supporto a questa importantissima campagna vaccinale che nelle prossime settimane dovrà avere un ulteriore impulso, perché i nostri dati, i dati che vengono diramati sono molto confortanti, cioè noi stiamo venendo fuori da un po' da questa situazione pandemica, almeno stiamo iniziando a venirne fuori grazie ad una vaccinazione che sta interessando tanti cittadini, quindi anche gli odontoiatri daranno il loro supporto. Da prima quindi verranno chiamati dalle varie ASP presenti sul territorio, e successivamente, qualora la Regione Sicilia dovesse ritenerlo necessario, comunque siamo anche disponibili a vaccinare nei nostri studi odontoiatrici. Quindi sono questi i termini degli accordi. Ecco. Intanto, diciamo, per dovere di cronaca, diciamo che i dati confortanti sulla diminuzione dei contagi comunque sono anche legati alla stagionalità. Ricordiamo che anche l'anno scorso era andata così, quindi è ancora presto per associare, diciamo, la diminuzione ai dati dei contagi, anche perché ricordiamo che questi vaccini hanno una durata limitata, ormai si dice che non più di un anno dura la copertura, quindi ancora è presto, diciamo, per avere certezza su quello che stiamo facendo, ed è presto anche per cantare vittoria, nel senso che non sappiamo ancora a lungo termine quali potrebbero essere gli effetti legati ai vaccini con il messaggero acido ribonucleico. Dunque, quindi, detto questo, per dovere di chiarezza, di non lasciare nell'ombra alcune tematiche, vediamo pure, quindi questo dovrebbe anche semplificare le procedure, rendere più semplice per chi decidesse di assumere il vaccino e ottenerlo. È così, dottore Marrone? Sì, chiaramente in questo modo i cittadini hanno a loro disposizione, per quanto riguarda la Sicilia, 400 odontoiatri che hanno già aderito, quindi 400 medici odontoiatri che
conoscono anche bene la salute del cittadino, perché noi abbiamo i nostri pazienti che conosciamo quando vengono in studio, ma anche noi ci uniamo a questo gruppo di personale nei vari hub vaccinali, come dicevo, in questa prima fase, e poi fa parte anche dell'accordo, se dovesse essere necessario un ulteriore impulso, noi siamo disponibili a vaccinare presso i nostri studi. Devo dire che questa campagna vaccinale, comunque, al di là del fatto che ancora non si conosce quanto possa durare l'immunità, 8, 10 mesi, un anno, è una campagna che a maggior ragione noi dobbiamo ritenere andrà avanti per diversi mesi, se non diversi anni, perché poi a noi avremo una serie di richiami. E comunque l'invito, quello nostro come medici odontoiatri, è quello di andare a vaccinarsi. Noi sappiamo bene dai dati che la malattia sta subendo effettivamente dei cali, abbiamo molti meno morti, e anche chi dovesse incontrare il virus, se già è stato sottoposto al vaccino, prende una malattia in maniera molto molto blanda. Quindi l'invito nostro è di andare presso i centri vaccinali o dal proprio medico, o eventualmente presso i nostri studi, qualora questo accordo dovesse raggiungere la fase 2, perché è importantissimo che questo messaggio raggiunga tutti. Come vedete, io in questo settimane... devo dire che, diciamo, questa è una tematica che è meglio affrontare con virologi, infettivologi, diciamo. Noi dobbiamo, come dire, parlare del fatto che ci sia questa comoda opportunità per chi appunto decide di assumere il vaccino, anche perché purtroppo non vi è nemmeno certezza sul fatto che il vaccino non lo faccia prendere il Covid, diciamo, in maniera molto attenuata. Viene preso in maniera anche attenuata, ma non sono proprio così rosee le previsioni. Quindi dico, quello è un argomento che noi non affrontiamo in questa sede. Invece parliamo appunto della comodità per chi decide che si presenterà anche l'opportunità di assumere diciamo la vaccinazione negli studi odontoiatrici. Questo in quanto tempo potrebbe accadere, dottore? Guardi, attualmente noi attendiamo che ci siano delle disposizioni dalla regione, perché i nostri studi sono pronti, perché noi siamo abituati a inoculare farmaci, anestetici o quant'altro, quindi i nostri studi sono pronti, sono sicuri, perché giornalmente noi visitiamo i pazienti e, ripeto, somministriamo dei farmaci, quindi in totale sicurezza noi siamo disponibili e pronti qualora la regione volesse in qualche modo utilizzare i diversi studi che sono presenti in maniera capillare sul territorio regionale. Noi siamo pronti a dare il nostro supporto, e fin da adesso, come dicevo prima, comunque ci sono già tantissimi odontoiatri che spero presto vengano chiamati nei centri vaccinali, e anche lì sono disponibili a somministrare il vaccino ai cittadini che si recano presso gli hub. Quindi abbiamo queste due possibilità. Fin da adesso siamo nei centri, ma in un futuro, proprio se c'è la volontà da parte della regione, come stanno facendo per esempio con i medici di medicina generale che già vaccinano i propri studi, anche noi siamo disponibili e siamo pronti come medici odontoiatri a questo tipo di somministrazione. Bene, ringraziamo tantissimo il dottor Mario Marrone, presidente dell'Albo degli Odontoiatri presso l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della provincia di Palermo. Grazie dottore Marrone per la sua disponibilità. Grazie, mi faceva piacere aggiungere che la bontà dell'accordo che è stato sottoscritto è stato anche valutato positivamente dalle varie associazioni di categoria degli odontoiatri. Noi abbiamo diverse associazioni, l'ANDI,
Laio e Suso, tutte queste tre associazioni hanno sottoscritto questi accordi sui quali abbiamo lavorato in queste settimane anche con il dottor Ezio Campagna, che è il referente dell'assessorato alla salute. Quindi è un lavoro di squadra da parte dei medici odontoiatri, proprio per fornire questo servizio a favore della salute dei nostri cittadini. Grazie ancora al dottore Marrone e grazie agli spettatori di Fil Rouge. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Ciao ragazzi, ebbene sì, anch'io parteciperò a Tutti in Cucina. Un programma non per veri chef, ma per tutti. Vi aspetto su Fil Rouge. Chef dilettanti? Chef professionisti? Sarà un gruppo eterogeneo di non chef professionali, anche perché io non so cucinare. Ogni giorno, dal lunedì 17 maggio alle 11:30 su Fil Rouge TV. Ma non vedo l'ora. Tutti in Cucina, una rubrica dedicata a chi come me ama cucinare. Io sono la prova che chiunque può imparare a cucinare. Mettete i vostri like e vi aspettiamo in una bellissima nuova cucina. Ci vediamo tutti i giorni a Tutti in Cucina su Fil Rouge.